Ciao, vediamo qual è il messaggio che ti deve arrivare. Vediamo qual è il messaggio che ti deve arrivare. Il mondo, il 3 di coppe, il fante di spade e il 9 di spade. Allora, qui c'è un cambiamento, c'è una realizzazione di qualcosa. Che però secondo me tu non ti godi appieno, non ti godrai appieno perché ti vedo mentalmente come se tu volessi avere sempre un po' tutto sotto controllo, come se vedessi con questo 9 di spade, qui c'è un coniglietto, comunque vedessi, qui c'è il fante di spade, sono carte un po' particolari, questo 3 di coppe e il mondo, come se tu vedessi un po' sempre quello che manca piuttosto che quello che ottieni, ok? Però qui il carro, il 5 di denari al contrario, il 7 di coppe al contrario, l'asso di bastoni, qui c'è un avanzamento rispetto a qualcosa, ok? Infatti abbiamo anche il 5 di denari e il 7 di coppe al contrario, che significa che esci da un periodo di privazione, mi viene da dire, da un periodo in cui mancava sempre qualcosa e c'è un bellissimo asso di bastoni, ok? Quindi qui io vedo per te che c'è un avanzamento di qualcosa, ok? C'è un avanzamento di qualcosa, c'è magari una bella occasione che ti può far stare bene. Anche perché c'è questo bellissimo carro, ok? Anzi, direi che magari potresti anche in questo periodo fare un viaggio. Non lo so, però comunque c'è qualcosa, un potenziale di qualcosa che sta per manifestarsi, ok? Quindi questo fante di spade, questo 9 di spade, devono assolutamente insomma scomparire, perché in realtà le carte sono molto belle, ok? Questi sono al contrario, quindi va via questa sensazione di privazione, di mancanza di qualcosa. Qui c'è qualcosa di positivo, di molto positivo in arrivo, ok? Queste sono troppe. C'è qualcosa di molto positivo, cavaliere di denari. Cavaliere di denari, asso di bastoni e carro. Allora, qui c'è qualcosa di, c'è veramente qualcosa che ti fa fare un salto, qualcosa che può durare nel tempo, può durare nel tempo e ti dà sicurezza anche, mi viene da dire, cavaliere di coppe anche, cavaliere di coppe. Ma qui ci sono tante cose belle. Io vedo che potrebbe esserci anche un incontro, ma ci sono tutte energie estremamente positive. Quindi questi pensieri, questi timori, queste preoccupazioni scompariranno, perché qui veramente c'è la realizzazione, la gioia di qualcosa, il buttarsi anche in qualcosa. Provare emozioni per qualcosa. Sono carte bellissime. 4 di bastoni. 4 di bastoni, 6 di coppe. Sì. Allora, qui c'è in arrivo una persona, un'opportunità, un qualcosa che ti dà gioia, stabilità, sicurezza, anche grinta, mi viene da dire. Insomma, arriva veramente di tutto qui, eh? Arrivano tante cose positive, tante cose positive. Che dire, c'è proprio una piena
piena manifestazione di qualcosa, mi viene da dire. Sì, proprio belle. Ciao.